Ciao a tutti! Dormito bene? Spero proprio di sì. Oggi iniziamo una nuova serie che già ci ha chiesto anche Netflix in anteprima, ma non lo so se gliela daremo perché probabilmente resterà solo esclusivamente su questo canale, in cui vi presenteremo in ogni puntata un libro diverso che sceglieremo insieme io e la Nicole. Ve lo presenterò un po' io e poi anche la Nicole ve lo presenterà. In questo modo potete avere sia l'opinione del genitore sia l'opinione del diretto interessato, appunto del bambino. Vorrei portarvi un video nuovo ogni due settimane, se riesco una settimana. Ma passiamo subito al primo libro di questa prima puntata. Il libro è questo qua. Che libro è, Niki? Strega. La strega Rossella. Questo in particolare è un libro sonoro, perché prova a spingere. Bravissimo, per qua di fianco abbiamo tutti i pulsantini con i vari rumori e vi dico anche già il prezzo è abbastanza alto perché sono 21,90 euro. Il prezzo è un po' alto, ma è dettato dal fatto che appunto è un libro sonoro. Noi abbiamo trovato solo questo, volevamo acquistare adesso sinceri l'altra versione, ma c'era solo questa, l'abbiamo presa, ma alla fine è stato un buon acquisto nonostante il prezzo un po' alto. Ed è la stessa autrice del Grufalo. Non conoscete il Grufalo? Ecco qua. Ne avevamo già parlato in un altro video, se non avete visto l'altro video in cui consigliamo anche altri libri, andate a vederlo, vi lascio qua il link. E la stessa autrice, come ho detto, quindi di questo stesso libro esiste anche la versione come questa, copertina rigida, che quindi non costerà 21 euro ma costerà 13,90 euro, e anche con copertina non rigida che costa ancora di meno, quindi ci sono più versioni tra cui poter scegliere. Se già conoscete il Grufalo sicuramente vi piacerà anche questo libro qua, perché la scrittura è la stessa e anche i disegni hanno lo stesso stile. Ma questo lo mettiamo via. Ma torniamo a parlare di questo libro fantastico. La storia è molto carina, una storia di amicizia tra la strega e dei suoi piccoli aiutanti, che saranno il gatto, che è qua, poi il cane, l'uccellino e la rana. Inizialmente non si trovano molto d'accordo, perché come possiamo ben vedere magari cane e gatto non andrebbero d'accordo, come gatto e uccellino neanche, ma alla fine le loro diversità verranno messe da parte per un bene maggiore. Diventeranno molto amici, la loro amicizia si rafforzerà molto e queste diversità non saranno più così ingombranti come erano all'inizio, e alla fine riusciranno anche a salvare la strega Rossella da una minaccia incombente. E il finale non ve lo voglio dire. Da parte mia, da genitore, questo libro ve lo consiglio molto, perché la storia è molto bella, molto carina e dà un bel insegnamento anche. La scrittura è molto bella in rima e i disegni sono... vi faccio un po' vedere velocemente, però poi Niki magari dopo tra Niki anche ve li farà vedere. Guardate, i disegni sono grandi, colorati, quindi è un libro che assolutamente vi consiglio. Ma adesso prende parola la Nicole, ci farà vedere come funziona il libro e alla fine ci dirà se a lei questo libro gli è piaciuto e quindi se lo consiglia anche lei. Parola alla Nicole, vai Niki, parlaci un po' di questo libro. Prima i pulsanti, la rana, l'uccello, la scopa, il drago, il fango, magia. Faccio vedere le immagini. Ho fatto la strega, volò. Dopo trova il suo cappello. Allora va, vola. Scopa si spessa. Cosa sono questi cosettini qui? Sì. Cosa sono? Allora Niki, quindi spieghiamo, quando c'è qui di fianco disegnato il pulsante, va premuto il pulsante corrispondente, giusto? Mm-hmm. È così, è vero Nicole? Ora facciamo un altro esempio. Il cane. E quindi va premuto il pulsante del cane. Perfetto, ho capito, abbiamo capito. Ok, la Niki è stata molto brava a descriverci questo libro. È vero Niki? È stata brava? Sì, molto molto brava. Altra cosa che voglio dirvi è che, come per il Grufalo, anche di questo libro c'è il cartone su Prime ed è molto carino anche quello, dura mezz'oretta anche quello, e ve lo consiglio, molto molto simpatico. Ci sono anche dei piccoli giochi da fare insieme, come riconoscere i rumori,
una cosa simpatica per passare un po' di tempo carino. Ti è piaciuto a te questo libro, Dada? Sì. Davvero, molto, vero? Secondo te agli altri bimbi gli piace? Sì. Ve lo consigliamo. Secondo noi è un libro che vi piacerà di sicuro. La storia è veramente carina, una storia sull'amicizia. Come ho già detto, disegni molto carini, scrittura tutta in rima. Libro consigliatissimo. Ciao a tutti e alla prossima puntata di questa fantasmagherrimissima. Ti piace come parola, Niki? No. Pimpana. Pimpana, nuova serie. Alla prossima. Ciao ciao.